Deve rispondere di lesioni un ragazzo di 18 anni che ha picchiato un docente di una scuola paritaria a Comiso. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. Altra aggressione a Vittoria nei confronti di un parrucchiere omosessuale. Non si placa il malcontento dei vigili del fuoco, compresi i precari storici di Catania, aderenti al sindacato USB. Questa mattina l'ennesimo sit-in di protesta davanti alla caserma etnea. Non vogliono più promesse, ma fatti concreti. È tempo di bilanci per l'edizione 2018 di Cioco Modica. Questa mattina conferenza stampa al Teatro Garibaldi, consegnati anche gli attestati di partecipazione all'evento degli studenti dell'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi. È il periodo degli Open Day, un modo per conoscere da vicino le scuole e i docenti che dovranno accogliere nuovi alunni il prossimo anno scolastico. È stata la volta della scuola media Giovanni XXIII e della paritaria Regina Margherita. Buonasera telespettatori di MTG, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione che, così come avete ascoltato dai titoli, parliamo dell'aggressione che c'è stata ai danni di un docente di una scuola paritaria di Comiso. È stato un alunno appena diciottenne a picchiare il giovane docente. Il ragazzo è indagato per aggressione e lesioni. Il fatto è accaduto il 4 dicembre scorso, ma la notizia con i dettagli sono emersi solo in queste ultime ore. Continuano le indagini da parte della Polizia di Stato, che sta concentrando l'attenzione sul profilo dell'aggressore, un soggetto seguito da un insegnante di sostegno. Tutti i dettagli da Viviana Sammito. Il diverbio con un compagno di corso, l'invito del docente, poco più che trentenne, a darsi una calmata ed andare dal preside. L'alunno, appena diciottenne, infastidito dalla reprimenda, aggredisce il professore con calci e pugni. Siamo in un istituto superiore paritario di Comiso, dove vengono svolti anche corsi professionali. E il fatto è avvenuto il 4 dicembre scorso, ma il grave atto di violenza è uscito fuori solo nelle ultime ore. Il docente è picchiato, ha sporto denuncia alla polizia, il 18enne è indagato per aggressione e lesioni, ma la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L'alunno è seguito da un insegnante di sostegno. È un ragazzo problematico che ha fatto vittima a un professore giovanissimo che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in una settimana. La polizia di Comiso ha già inviato una comunicazione all'autorità giudiziaria. Agli atti non ci sono altre denunce per fatti simili commessi dal diciottenne. L'impegno della scuola, degli educatori, delle associazioni, degli investigatori è ripristinare la legalità e l'ordine negli istituti scolastici, luogo di formazione ed educazione, ma in questo caso è stato superato ogni limite e ogni misura coercitiva risulterebbe efficace per imporre una certa educazione sia nel rispetto dei pari, ma soprattutto di chi tutti i giorni ha l'obiettivo di educare gli alunni. In alcune occasioni sarebbe anche il caso educare i genitori. È un gruppo di 5 giovani tra i 16 e i 17 anni, già noto alla polizia, è in corso di identificazione dopo l'aggressione avvenuta in Piazza del Popolo a Vittoria la mattina di venerdì scorso in danno di un parrucchiere omosessuale di 20 anni che ha subito denunciato i suoi aguzzini. Dammi quel telefono frocio che devo fare una telefonata, e al rifiuto è scattata l'aggressione. Sabato scorso abbiamo contattato il legale della parte offesa, Valerio Palumbo, il quale ha raccontato di continui soprusi subiti dal ventenne da più di un mese. La polizia di Vittoria sta continuando a indagare per consegnare alla giustizia il gruppo che ha pedinato proferendo frasi omofobe e accerchiato, picchiato con pugni alla testa, al viso e al torace l'omosessuale. E il prefetto, il prefetto commissario anche del Comune di Vittoria, Filippo Di Spensa, condanna fermamente l'aggressione omofoba avvenuta a Vittoria venerdì pomeriggio. Esprime il mio sdegno e la mia ferma condanna per il vile e inqualificabile gesto messo a segno da alcuni ragazzini, dichiara il commissario. Solo chiamando alla responsabilità gli autori di questi atti odiosi, che dovranno rispondere del loro vile operato davanti alla giustizia, si pongono le basi per la crescita di una coscienza civile e democratica della comunità. Questa sera incontro tra Di Spensa e il presidente provinciale dell'Arcigay per discutere di quanto successo e di possibili iniziative da condividere.
Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso da un treno regionale nei pressi di Acireale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato centrato dal treno dopo una fuga, prima a bordo di un furgone e poi a piedi. A bordo del furgone sono state trovate delle banconote macchiate. Tragico incidente ieri sera ad Acireale quando intorno alle 11:30 un furgoncino di colore bianco si è schiantato contro un muro di cemento armato nella strada statale 114 direzione per Riposto. Pare che l'uomo prima avesse investito proprio ad Acireale un uomo e, preso dal panico, abbia deciso di scappare, cominciando una folle corsa proprio per il centro cittadino. Arrivato però sulla strada statale, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi ed è per questo che è sceso ed è fuggito via. Fuggendo però è scivolato dal muretto che costeggia la ferrovia cadendo sui binari proprio mentre stava per passare il treno proveniente da Messina. L'uomo è morto sul colpo. All'interno del furgone sono stati trovati dei soldi che pare fossero stati regalati dal padre per comprare dei biglietti per Roma. Sull'episodio indaga la polizia ferroviaria insieme al personale del commissariato di Acireale. Il traffico ferroviario è stato interrotto per diverse ore. E restiamo sempre nel catanese perché un uomo di 71 anni ha perso la vita ieri investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nel lungomare di Catania. C'è un mazzo di rose rosse ai piedi del semaforo pedonale di Viale Artale Lagona, un mazzo di fiori per ricordare il 71enne che ieri ha perso la vita proprio attraversando le strisce pedonali. Una tranquilla domenica che si è trasformata in tragedia. Erano le 8 quando l'uomo stava facendo una passeggiata ed è stato travolto da una Fiat Panda. L'uomo è stato sbalzato in aria ricadendo sul parabrezza dell'auto. Le condizioni del 71enne sono apparse subito molto gravi. Giunto in ospedale è morto poco dopo. Sul luogo dell'incidente la polizia municipale e i carabinieri per i rilievi. Abbiamo sentito solo il botto, poi ci siamo affacciati e abbiamo visto quel vecchietto messo per terra, poi non abbiamo visto più niente. Ha fatto compiuto, siamo usciti e abbiamo visto tutto il dramma, esatto, e basta. Succedono spesso qua incidenti, vengono rispettati? L'anno che io sono qua è la prima volta che l'ho sentito. Quanto accaduto ieri mette ancora una volta in risalto il tema della sicurezza stradale. Stamattina tornando sul luogo abbiamo potuto constatare come purtroppo il rispetto delle regole sia un optional per molti. Motorini e macchine che nonostante un semaforo rosso passano indisturbati, clacson di automobilisti incivili che strombazzano per invitare chi si ferma rispettando le regole a passare comunque. E questo si traduce nei tanti incidenti che purtroppo si registrano. Basta pacche sulle spalle ma azioni concrete, lo dicono i vigili del fuoco, compresi i precari storici che questa mattina hanno protestato davanti la caserma di Catania. Ieri l'ennesimo mezzo rimasto in panne, a dimostrazione che i vigili del fuoco di Catania sono costretti a lavorare con non mezzi vetusti che diventano un pericolo per gli stessi operatori. Questo è uno dei tanti problemi che ha spinto i pompieri aderenti all'USB a indire per oggi un sit-in davanti la caserma di Catania. Tra le altre problematiche la situazione dei precari storici. C'è chi da 30 anni presta il proprio servizio per 12-15 giorni l'anno e ancora attende la stabilizzazione. Per questo i vigili del fuoco dicono basta più pacche sulle spalle ma azioni concrete, come quelle chieste al sindaco di Catania Salvo Pogliese che ha incontrato proprio una delegazione. L'espressione non sapevo, faremo, dicevo, è l'emblematica del comando ormai di Catania. Da anni denunciamo le forti carenze di organico, non abbiamo più APS in servizio perché sono di una vetustà ormai accettata e quotidianamente si fermano. Ieri è stato un altro di questi casi che purtroppo ha visto un altro mezzo fermarsi e far rimanere il comando Etneo senza APS, l'organico ormai ridotto all'osso. Sono stati richiamati i precari che, ahimè, hanno dato un forte respiro al soccorso tecnico urgente. Noi questo non lo possiamo più permettere. Per via informale abbiamo incontrato il sindaco di Catania che invierà una missiva al Ministero degli Interni per fare arrivare le unità e i mezzi al comando di Catania. Ripeto, abbiamo una forte esigenza di avere personale e avere mezzi efficienti e nuovi adeguati ai tempi. Noi torneremo a protestare e se il caso lo volesse dichiareremo anche lo sciopero.
Andiamo a Ragusa, andiamo in questura precisamente, dove il questore Salvatore La Rosa ha invitato questa mattina la stampa per tracciare un bilancio dell'attività 2018 e per la consegna dei calendari 2019. Consegnati i calendari 2019 e illustrata l'attività svolta nel 2018 e quanto è avvenuto questa mattina a Ragusa in questura. Il questore Salvatore La Rosa ha infatti invitato i rappresentanti della stampa locale per tracciare il bilancio dell'attività 2018 e, come da tradizione, scambiare gli auguri di fine anno. Due i filoni del discorso che l'epocanzi ha tracciato. Da una parte l'attività svolta in questo anno, con particolare attenzione alla violenza sulle donne, al caporalato, all'immigrazione, ma anche la salute dei commissariati e della questura. Sì, quest'anno abbiamo puntato soprattutto sulla riorganizzazione di molti uffici. Abbiamo in questo momento ottenuto nuovi agenti, risultati tangibili. Abbiamo spaziato per un po' tutto quello che è il firmamento dei reati. Il commissariato di Modica si è attestato su livelli che sono assolutamente pari a quelli dello scorso anno, che già erano molto elevati. E per quanto riguarda il commissariato di Vittoria, sicuramente c'è stata una crescita sotto il profilo del controllo del territorio e sta lavorando in perfetta sinergia con la squadra mobile per gli aspetti di giudiziaria. Per quanto riguarda il commissariato di Comiso, abbiamo puntato molto sulla sicurezza aeroportuale e quindi sui controlli di frontiera, e contemporaneamente, senza abbattere comunque il controllo del territorio, perché appunto, come lei diceva poc'anzi, abbiamo operato una remotizzazione dei controlli nelle ore serali e notturne, motivo per cui riusciamo a mettere sul territorio più autovetture rispetto che nel passato. Ed è tempo di bilanci anche per il Comune di Modica, per l'edizione 2018 di Cioco Modica, questa mattina a conferenza stampa al Teatro Garibaldi. Conferenza stampa di presentazione del bilancio dell'edizione 2018 del Cioco Modica questa mattina al Teatro Garibaldi, dove il sindaco Abbate non solo ha incontrato le scuole ma ha potuto parlare di una edizione che lui ha definito record. Tra le novità che verranno poste in essere per la futura edizione, quella del 2019, senza ombra di dubbio da sottolineare la data che cambia. Non verrà più scelto infatti il ponte dell'Immacolata, ma il ponte di ogni santi. Il Cioco Modica per il 2019 si terrà il 31 di ottobre, il 1 di novembre e il 2 di novembre. Così è stato sottolineato nella conferenza stampa moderata dal capo ufficio stampa del Comune di Modica, Marco Sammito, che poi ha, dopo aver tracciato un breve bilancio ed aver commentato un video di 4 minuti che di fatto ha riassunto in pochi secondi appunto la magia dei 4 giorni del Cioco Modica, ha passato la parola al direttore del consorzio tutela cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto, che ha espresso soddisfazione non solo per i numeri di quest'anno ma anche per la macchina che ha portato all'IGP. Un po' di cronistoria per poi passare la parola all'assessore alla cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri, che ha parlato di un grande evento che adesso dovrà crescere ancora di più per consolidarsi. Numeri. I numeri sono, guardate, soltanto le navette hanno spostato 47.000 persone, quindi penso che andiamo oltre 100.000 presenze in quei 4 giorni, quindi su questo credo che da parte di tutti, credo anche degli operatori, non c'è stata grande soddisfazione. Ci sono stati 3 giorni di grande opportunità di lavoro per tutti, quindi ripeteremo questa attività. Cambio di auguri questa mattina tra la direzione strategica e il personale dell'ASP di Ragusa. Accanto al commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra c'erano Don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa, Luigi Rabito, assessore ai servizi sociali, e il direttore amministrativo Salvatore Lombardo. Ficarra nel suo intervento ha snocciolato le attività che hanno apportato risultati importanti all'azienda. Bisogna difendere una struttura sanitaria, ha detto, bella come quella del Giovanni Paolo II, che finalmente Ragusa ha e che aspettava da 15 anni ancora l'ospedale maggiore di Modica con il suo nuovo pronto soccorso e le cucine ristrutturate, il PTE di Scicli e di Comiso, i lavori di completamento per la chirurgia vascolare, ortopedia, ostetrice, ginecologia e radiologia del Guzzardi di Vittoria.
Adesso parliamo degli Open Day. Iniziamo con l'Open Day lo scorso fine settimana alla Scuola Media Giovanni XXIII. Le porte del plesso ex Gelsa della Scuola Media Giovanni XXIII di Modica si sono aperte sabato pomeriggio per l'Open Day rivolto ai genitori e ai ragazzi che dal prossimo anno scolastico inizieranno il percorso della scuola media. I ragazzini hanno avuto modo di partecipare e sperimentare le attività laboratoriali che offre la scuola, dall'inglese all'informatica al musicale, mentre i genitori hanno avuto l'opportunità di incontrare i docenti per conoscere e ricevere le informazioni sulle proposte formative, sui criteri di formazione delle classi e sul funzionamento della scuola. Credo che la nostra responsabilità sia soprattutto quella di mantenere un credito presso la popolazione modicana, un credito che questi bravi insegnanti hanno saputo acquistare nell'arco di decenni, non in pochi anni, perché la mia valutazione di questo corpo docente è una valutazione estremamente positiva, sia per quanto riguarda le abilità professionali, riguardo alle singole discipline che loro si ritrovano ad insegnare nelle classi, ma è una qualità elevatissima quella che incarnano come organizzazione del lavoro. E non possiamo nascondere che la scuola ha anche avuto anni difficili per via di questioni legate alle strutture edilizie. Però il fatto che molte famiglie guardino ancora con attenzione e interesse alla Giovanni XXIII vorrà dire qualcosa. Abbiamo condiviso per esempio con i genitori di qualche classe di essere anche molto uniti e molto forti nel ricordare le regole, per esempio che se non c'è una determinata età non si può fare un profilo Facebook, e quindi stiano attenti i genitori e veicolino presso i loro figli anche queste nozioni di rispetto della legge, perché è chiaro che talvolta il genitore dice ma può essere mio figlio l'unico a non averlo, ma se già sono i genitori di un'intera classe e sono coesi al loro interno nella linea educativa, un minimo di probabilità in più di farcela ce l'abbiamo, quindi le relazioni sono delicate, l'adolescente diventa quello che è anche attraverso e soprattutto attraverso il confronto coi pari. Le iscrizioni alla Scuola Media Giovanni XXIII saranno aperte a partire dal prossimo 7 gennaio e fino al 31 gennaio, inoltre presso la sede centrale sarà attivo uno sportello informativo per fornire chiarimenti e guidare alla compilazione del modulo di iscrizione. E andiamo invece alla scuola paritaria Regina Margherita di Modica. Dal 1 dicembre fino al 31 gennaio i genitori che intendono conoscere l'offerta formativa e visitare i suoi spazi saranno i benvenuti, come ha sottolineato ai nostri microfoni la dirigente Suor Carla Monaca. Gli alunni della scuola paritaria Regina Margherita di Modica sono impegnati in numerose attività e laboratori di musica, d'arte ed informatica da affiancare alle lezioni canoniche delle principali discipline scolastiche. Al momento, inoltre, in vista del Natale, anche i più piccoli della scuola materna sono stati impegnati nella preparazione di addobbi con materiali riciclati, un'immagine della Sacra Famiglia realizzata con tappi di plastica, un enorme albero di Natale realizzato con dei contenitori di uova sotto il quale hanno posizionato dei doni. Anche i più grandi della scuola elementare si stanno esercitando per il concerto di Natale. Attività alle quali è possibile assistere in occasione degli Open Months. Fino al 31 gennaio i genitori che intendono conoscere l'offerta formativa e visitare gli spazi della scuola saranno i benvenuti, come ha sottolineato ai nostri microfoni il dirigente scolastico Suor Carla Monaca. La nostra scuola in realtà è aperta tutto l'anno, perché pensiamo che l'Open Day sicuramente è un'opportunità per i genitori di conoscere più da vicino la scuola, ma noi siamo una scuola cattolica salesiana, per cui l'interazione con i genitori è continua e tutto l'anno, per cui abbiamo in qualche modo racchiuso in due mesi la possibilità di visitare la nostra scuola, ma questo non preclude che i genitori possano venire tutto l'anno a vedere il nostro modo di lavorare. Dal 1 settembre alla fine di luglio siamo proprio in piena attività e offriamo tantissime iniziative, soprattutto tantissime esperienze di crescita per i ragazzi, per cui ecco, diventa difficile inglobare tutto in un Open Day.
E adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco. Ed è un servizio del nostro ufficio commerciale che ci parla del concorso enogastronomico Terra Matta. E Daniele Guidantoni del ristorante Casa Vissani della provincia di Trapani, il vincitore del concorso enogastronomico Terra Matta 2018 che si è svolto alla locanda Gulfi a Chiaramonte. Daniele Guidantoni dunque si è aggiudicato il primo posto per il piatto storico animelle di maiale con morbido e croccante di riso allo zafferano. Per quanto riguarda invece il piatto innovativo, nel maiale ci ho messo il cuore, primo posto per Angelo Del Bianco del ristorante La Subida in provincia di Gorizia. Siamo onorati di aver ospitato a Chiaramonte Gulfi un concorso così importante, ha detto il presidente del consorzio Chiaramonte Mario Molè. Sei in tutto i piatti in gara che sono stati giudicati da una giuria tecnica. Per Carlo Ottaviano, giornalista e direttore della manifestazione, i concorrenti hanno davvero sorpreso. Anche i più giovani hanno saputo interpretare al meglio la versalità dei prodotti dei Monti Blei, primi fra tutti, maiale e cipolla. Marcello Leoni, presidente di giuria a margine della serata, ha dichiarato di essere stato altre volte in Sicilia, ma non conosceva Chiaramonte Gulfi e il territorio circostante, che è davvero un luogo magico e bellissimo. Ho avuto modo anche di conoscere il Consorzio Chiaramonte, ha detto Leoni, formato da produttori e imprenditori che fanno squadra per promuovere la loro storia, il loro territorio e i loro prodotti. Interessanti anche gli appuntamenti per approfondire i prodotti eccellenti del territorio, quale il vino, l'olio, la birra e i formaggi accompagnati dal pane di grani antichi. Un altro servizio del nostro ufficio commerciale, da Chiaramonte Gulfi ci spostiamo a Scicli. Ferma la città, si ferma anche l'umanità. Qualcosa di stupendo sta accadendo qua. Sabato pomeriggio presso l'asilo Babylandia 2 in via Monte Sabotino 67 a Scicli si è svolto il concerto di Natale con musiche, balli e poesie. Un concerto con un grande significato. Natale viene sempre più incompreso nel suo significato autentico, quindi abbiamo deciso di mandare il messaggio tramite danze, balli e poesie dei più piccoli preparati con tantissimo impegno, di quello che è il vero significato del Natale, un clima allegro. Natale vuole dire. Soddisfazione è stata espressa dai genitori. Ho provato un'emozione grandissima, io ho tre figlie, questa mia figlia la seconda, Marta, e è stato davvero molto bello perché è stata la prima volta che è stata come protagonista, è stato l'angioletto narratore e mi ha dato tantissime emozioni. E poi qui sono davvero molto brave, riescono a coordinarle per bene e devo dire che rende una bellissima emozione. Buone feste da Babylandia. La città di Ragusa risale di ben 7 posizioni rispetto all'edizione 2017 nell'ultima indagine sulla qualità della vita del quotidiano Il Sole 24 Ore. Ragusa dunque si posiziona al 73° posto, prima tra le città non solo dell'isola, precedendo di 9 posizioni Siracusa, 82° nella classifica generale, ma anche di quelle calabre e campane. La posizione raggiunta da Ragusa è un risultato che premia noi e gli altri comuni del nostro territorio per un anno di impegno, ha detto il sindaco Peppe Cassì. Non ci sono aggiornamenti, concludiamo qui questa edizione di MTG. Grazie come sempre per averci scelto. Una buona serata, arrivederci a domani.